questa è una zona in cui si incontrano facilmente cerni anche di grosse dimensioni, si incontrano banchi di salpe e di saraghi molto numerosi. Siamo riusciti a incontrare, ma questo sarebbe uno scoop ed è molto difficile, l'aquila di mare e tutta una serie di pesci che sono tipici delle secche di Orpaderno, come murene, dentici, ma anche polpi. E poi c'è un bentos ricchissimo. Queste rocce che ricoprono la secca sono fatte da alghe calcaree. Immaginatevi come se fosse una barriera tropicale, ma con alghe calcaree invece di madrepore. I pescetti che si vedono passare, che sembrano tutti uguali e sono tutti uguali, sono castagnole. Le castagnole sono molto comuni in Mediterraneo e hanno una codina a farfallina come, e stanno passando adesso su una prateria di posidonia, un'estesa prateria di posidonia. La posidonia è una pianta marina estremamente importante per il Mediterraneo perché protegge le spiagge dall'idrodinamismo del mare e in più offre nutrimento e protezione a numerosi animali. E un'aquila di mare meravigliosa, Claudio si sta avvicinando, eccola qui.